Ciao ragazze, su Facebook mi è stato chiesto il tutorial di questa unghietta e adesso vi accontenterò. Come al solito vedrete che è più semplice di quello che sembra, anzi la tecnica è molto simile ad un altro tutorial che ho già fatto. Comunque in pratica si tratta di una sorta di effetto calza alternativo, perché ho fatto gli stessi passaggi, quindi ho steso il cover. Poi dato che ho utilizzato questo color Tiffany, ho mischiato un po' di Tiffany con il trasparente, ho fatto anche una passata di appunto di Tiffany in trasparenza e poi sono andata a disegnare il pure. Dato che adesso andrò ad utilizzare un fucsia, non c'è bisogno di mischiare il fucsia con il trasparente, altrimenti verrebbe comunque un rosa e quindi non ha più senso farlo. Se utilizzate quindi un altro colore, magari fate questa passata, questo passaggio in più, insomma. Quindi cosa mi serve? Dopo aver fatto le mie due passate di cover, vado a prendere il colore che preferiamo. Con un pennello a punta sottile mi vado a disegnare la sagoma di un cuore. Mi raccomando, scegliete un colore che sia abbastanza pigmentato, altrimenti poi dovete andare a ripassare il tutto. Una volta disegnato il nostro cuoricino, andiamo a riempire tutta la parte esterna. Questo passaggio lo possiamo fare anche con un pennello più doppio, come preferite. Infatti adesso magari lo facciamo con un altro pennello. Se lo trovo, questo qui, e andiamo a riempire. A questo punto la nail art potrebbe anche essere finita, perché in genere appunto viene fatta così, semplicemente con un colore basta. Io invece ho deciso di ispirarmi un po' alle uova pasquali, insomma, facendo dei pois con un dotter e un colore leggermente più chiaro, facendo anche il contorno dell'unghia con questo colore più chiaro e mettendo invece dei glitter come contorno del cuore. Allora, per il contorno del cuore, su di me ho utilizzato un gel con dei micro glitter bianchi, lo Star Diamond Lady Nail, e ci ho mischiato dei glitter in polvere. Adesso andrò a provare utilizzando direttamente questi qui, e quindi mi vado a fare il contorno del cuore per aggiungere quindi un tocco di luminosità e sbilucciosità. Adesso invece quindi con un rosa più chiaro vado a fare il contorno dell'unghia. Chiaramente, come vedete qui, con la forma a mandorla comunque più allungata, secondo me l'effetto viene molto più carino, però va bene lo stesso. Con lo stesso rosa il dotter ci andiamo a fare, quindi se vogliamo, dei pois all'interno del cuoricino. E possiamo andare in lampada. Una volta sigillato, questo è il risultato finale. Molto più carina con il Tiffany, però volevo provarla anche con il fucsia. Sulle altre unghie ho fatto esattamente lo stesso procedimento, soltanto che invece di fare il contorno del cuore ho fatto l'half moon, e poi ci ho messo i brillantini qui attorno, non si vede tanto.
qui ho fatto l'effetto zucchero, mentre qui ho disegnato Lola Bunny. Ci ho messo una vita per disegnarla, quindi non vi aspettate il tutorial che non ho intenzione di fare, mi dispiace, mo chiedete troppo. E niente, quindi tutorial velocissimo, un bacione e al prossimo video. Ciao!